bentrovati a tutti i telespettatori di TSD al consueto appuntamento con TSD Week, il rotocalco che ripercorre le principali notizie della settimana. In primo piano le bandiere di Arezzo colorano Roma, 1500 figuranti in corteo per rendere omaggio al Santo Padre. E ancora un convegno sugli oratori, un convegno regionale che si svolgerà ad Arezzo presso il seminario la prossima domenica 20 gennaio e la scuola al via le iscrizioni online. Questo e tanto altro, a me non resta che augurarvi una buona visione e l'augurio a tutti voi di un buon fine settimana. Arezzo e le sue valli hanno animato a Roma la 28esima edizione di Viva la Befana, manifestazione promossa ed organizzata dall'Associazione Famiglie d'Europa. Il corteo che ha percorso Via della Conciliazione ha visto la partecipazione dei principali gruppi storico-folcloristici del territorio aretino che hanno accompagnato dal Santo Padre i Re Magi, rappresentati per l'occasione da Mario Capacci, Giuseppe Mori e Paolo Parigi del gruppo Cavalieri di Arezzo. Dopo una breve cerimonia d'accoglienza tra le autorità aretine e romane, il corteo ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro, dove ha ricevuto la benedizione del Santo Padre. Dopo l'Angelus, i Re Magi accompagnati dall'Arcivescovo Fontana e dalle istituzioni aretine hanno consegnato ad un rappresentante della Prefettura Pontificia i doni per il Santo Padre. Tre calici d'argento realizzati a mano dall'artigiano Alano Maffucci. Nel pomeriggio l'Arcivescovo Fontana, in occasione del 17° anniversario della sua ordinazione episcopale, ha presieduto la Santa Messa nella Basilica di San Pietro. Mistero nascosto per secoli. L'amore di Dio che non abbandona è presente anche nella storia di oggi. Si è manifestato al mondo, ai magi antichi d'Oriente, ma anche oggi si manifesta a chi è capace di guardare in alto. Ci è chiesto oggi se davvero vogliamo in questo anno della fede portare da Pietro alla Chiesa di Donato la nuova evangelizzazione. Oggi Arezzo e il proprio territorio è protagonista qui a Roma. È una giornata splendida, come vedete, nella quale tutta la collettività della provincia di Arezzo, della città di Arezzo, si ritrovano a Roma per rendere omaggio a questa città, per rinsaldare i rapporti di amicizia e anche per promuovere il nostro territorio, insomma. Viene restituito quindi il favore della visita del Santo Padre lo scorso 13 maggio ad Arezzo? Beh, è un onore, è stato un onore per noi e per il nostro territorio, è grande, diciamo che veniamo a dirgli grazie. Pace, solidarietà, fratellanza tra i popoli sono le tematiche che hanno da sempre contraddistinto le edizioni di Viva la Befana, sarà così anche questa volta? Sicuramente sì, quest'anno c'è Arezzo, vengono tutti quanti da Arezzo e portiamo come al solito questi doni, oltre a quelli materiali, i doni di solidarietà e di valori della famiglia che l'associazione sostiene da 28 edizioni. Un'epifania particolare quella di oggi, non soltanto per il mondo storico folcloristico di Arezzo e le sue valli, ma anche per l'artigianato artistico locale. Abbiamo voluto in qualche modo fare omaggio a tanti artigiani della provincia di Arezzo che così colgono questa occasione per presentare i loro prodotti. Quindi al di là dell'omaggio dei Re Magi c'è un po' tutta quella che è la produzione del nostro artigianato. Ci sembrava giusto in una giornata di tanta gente che assisterà al corteo far vedere che il nostro territorio sa farsi valere anche da questo punto di vista, non solo per quello delle manifestazioni in costruzione. Oggi grande giornata per i quartieri della Giostra, l'emozione non è contro il Buratto ma è l'emozione di passare in Via della Conciliazione e portare i colori di Arezzo a Roma. Sì, oggi è una giornata speciale, ogni sfilata è bella e sono anni che mi vesto, ma oggi è qualcosa di particolare. Riuscire a portare tutti i colori di Arezzo a Roma è qualcosa che ci fa sentire ancora più aretini.
È una cosa meravigliosa vedere tutti questi figuranti, oltre a noi quattro quartieri, vedere anche altri personaggi, sono veramente belli, sono meravigliosi. Ma penso che portare il nome della Giostra del Saracino in una delle più belle città del mondo sia un onore per noi ragazzi che tutto l'anno ci diamo da fare per far sì che questa manifestazione diventi importante. Speriamo che abbiamo un riscontro anche a livello turistico, perché penso che una manifestazione come la Giostra del Saracino non possa non essere conosciuta in tutto il mondo. È un giorno di festa, non c'entra niente la tensione che c'è in Piazza Grande. Oggi è una giornata dove dobbiamo stare tutti insieme, tutti i quartieri uniti e dare una bellissima immagine del Saracino a tutto il mondo, non solamente ognuno per ogni quartiere. Da Lucignano a Roma, presenti anche il gruppo storico e il gruppo sbandieratori di Lucignano, una vetrina importantissima quella di quest'oggi. Sì, sicuramente una vetrina importantissima, perché possiamo esibirci a Roma, nella capitale, facciamo molte uscite durante l'anno, però questa è una vetrina importantissima, perché la gente che esce qui sicuramente non la ritroviamo in nessuna altra manifestazione. Penso sarà un ricordo piacevolissimo questo qui, penso di dare una grande soddisfazione a tutti quelli che hanno lavorato per il Carnevale dei Fili Bocco e che continuano a lavorare. Una volta che siamo stati invitati, noi abbiamo accettato di buon grado per presentarsi anche a Roma, anche se ci avevamo stati in altre occasioni, però insomma penso che una manifestazione del genere sia una bella vetrina sia per noi che per tutta Arezzo. I Re Magi di Viva la Befana provengono quest'anno dalla terra di Toscana. Da Arezzo le sue valli sono arrivati, dai suoi concittadini accompagnati. Tre calici d'argento sono i doni della loro città, come simboli di fede, speranza e carità. Pellegrinaggio di fede e di speranza, questo è il tema della 99esima giornata mondiale delle migrazioni. In questa occasione il Papa ha trasmesso un messaggio in cui scrive: i migranti non sono solo numeri. È vero, anche perché il Papa riparte dalla famosa frase della Gaudium de Spes, quindi soprattutto al numero uno, no? Quando dice che la Chiesa ha a cuore tutto quello che gli uomini vivono, patiscono, soffrono, e sono i patimenti e anche le sofferenze di tutti i fratelli. Per questo quindi il primo aspetto è quello. Il Papa però ricorda che siamo anche al 60° della Costituzione Apostolica, Exul Familia, che è stata la prima volta in cui la Chiesa si è occupata in modo autorevole dei migranti. Ecco, ripartendo da questo, il Papa, citando anche la sua enciclica sulla speranza e sulla carità, ecco, dice appunto che la Chiesa ha due compiti, sia quello nell'assistere i migranti che, ecco, hanno origine da situazioni difficili, di fame, di guerra, di violenza, però dice la Chiesa appunto perché sono uomini, perché la fede è essenziale, dice, per la vita umana, cioè si occupa anche in questo campo, cioè dell'aiutare i migranti a non perdere questa realtà preziosa per loro della propria fede. Ecco, la cura pastorale dei migranti è un impegno nel quale la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sarà in prima fila anche nei prossimi anni. Certamente, sì, certamente. Dovremmo, continuando l'opera preziosa svolta dal mio predecessore, ecco, Don Angelo Chiasserini, di grande memoria, ho cercato appunto in questo anno e poco più che sono nominato io, di vedere un pochino quello che gli ha creato e quello che rimane. Dovremmo anche, e questa era l'intuizione anche del mio predecessore, far sì che l'esperienza religiosa di questa gente possa rivivere attraverso la possibilità di messe nelle loro lingue. Per questo la chiesa in cui sono stato destinato, la chiesa di San Bernardo, ecco, è adatta proprio per questo, essendo facilmente raggiungibile anche da coloro che dalle vallate possono venire con i treni o con i mezzi pubblici. Per molti aretini è ormai un volto familiare. Il suo nome è Yang, piccolo imprenditore cinese in terra di Arezzo. Il suo settore, quello italiano per eccellenza, la pizza. Yang vive ad Arezzo assieme alla famiglia da 10 anni e di questa terra sta acquisendo un po' tutto. Hello. Anche se sul suo quartiere preferito della Giostra del Saracino non si sbilancia per diplomazia. Perché ogni cliente, ogni cliente, io non posso dire mi piace quello,
non mi piace quello. Per questo sono tanti i clienti ormai da tempo affezionati. Sono oltre che simpatici, sono una famiglia di persone serie. Yang fa parte del migliaio di persone provenienti dalla Cina che, secondo l'ultimo rapporto immigrazione della provincia, risiedono nel comune di Arezzo. Una realtà piccola rispetto alle grandi cifre di altre città toscane come Prato, ma che sta lentamente crescendo. Tra il 2010 e il 2011 l'incremento è stato di oltre il 16%. Anche per il pizzaiolo cinese più celebre di Arezzo, però, la crisi si sta facendo sentire. Tanto. Ci sento. Dico io, il nostro, perché è un negozio piccolo. Se ogni giorno meno passare 5 persone si sente subito. Turisti sì, però Arezzo è un po' difficile, solo estate, dopo la Pasqua, fino all'ottobre. Quella di Yang è una delle tante storie a cui sarà dedicata la Giornata Mondiale delle Migrazioni celebrata domenica 13 gennaio. Milioni di persone, scrive Benedetto XVI nel messaggio per la giornata, sono coinvolte nel fenomeno delle migrazioni, ma esse non sono numeri, sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace. Anche per Yang la decisione di lasciare la propria terra ha avuto questa motivazione. E i miei bambini quando torno in Cina, loro si è malato subito, si è malato la gola, gonfia, perché quella area non buona, troppo fabbrica, non mi piace. Io ho fatto tantissimi tipi di lavorare, anche l'islante cinese, l'islante italiano, pizzeria italiana. Io vieni qua per lavorare. Non per fare la bella vita, diciamo. Momentino ancora no. Penso io, bella vita di loro, non è di mia. Oratorio ci credo. Potrebbe essere questo il motto della sfida lanciata da qualche tempo dalla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Sotto l'impulso dell'arcivescovo Riccardo Fontana, la Chiesa Aretina ha deciso di puntare risorse ed energie per rilanciare il mondo degli oratori. Anche per questo motivo Arezzo ospiterà domenica 20 gennaio un convegno regionale che avrà per titolo proprio Oratorio ci credo. L'evento è in programma presso il seminario vescovile in piazza di Murello, dove arriveranno oltre 120 delegati da tutta la Toscana. Previsti interventi d'eccezione da don Alessandro Lombardi e Silvia Paoletti, che affronteranno il tema quale oratorio in Toscana, presentazione della mappatura, all'assessore regionale Gianni Salvadori e don Marco Mori del Forum Oratori Italiani, che declineranno il tema l'oratorio in Toscana. Poi le testimonianze di Serena Tariffi di Arezzo, Corrado Cagliano di Prato, la famiglia Baldaccini da Livorno e don Luca Meacci della diocesi di Fiesole. L'incontro avrà inizio alle 9.30, poi il dibattito. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, i lavori di gruppo suddivisi in diversi ambiti. Animazione e formazione, trasmissione della fede, spazi reali e spazi virtuali, istituzioni e sport e integrazione. Al centro della scommessa degli oratori lanciata dalla diocesi, la formazione dei formatori. Per questo nei mesi scorsi è nato un master in progettazione e gestione dei processi formativi nei contesti sociali, realizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Gregorio X di Arezzo in collaborazione con l'Università di Siena. L'obiettivo è quello di creare almeno un oratorio in ognuna delle 21 aree pastorali in cui è stata suddivisa la diocesi. Punto di riferimento per questo cammino il centro di pastorale giovanile di San Michele. Qui ha preso il via il cammino Forma Animatori, una proposta di formazione continua voluta dall'arcivescovo per tutti coloro che si occupano di educazione. Infine un sito web www.arezzooratori.it. Si tratta del nuovo portale dal quale sarà possibile seguire l'evolversi del progetto. Uno spazio online dove i formatori potranno scambiarsi idee, progetti e raccontare le proprie esperienze. Pellegrinaggio in Armenia della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Innanzitutto, quando è in programma? Dunque partiremo il 22 agosto, dal 22 al 30 di agosto, quindi ecco, sarà un viaggio impegnativo perché tutti i viaggi sono impegnativi, ma soprattutto sarà alla riscoperta di una nazione, la prima nazione
che ha adottato il cristianesimo proprio come religione di Stato intorno al 300 d.C., grazie a Gregorio Illuminatore. Quali saranno le tappe più significative? Beh, intanto per i pellegrini, cosa non indifferente, saremo sempre a Yerevan, quindi non ci sarà tutte le volte da cambiare albergo, quindi rifare valigia. E da Yerevan, visto che l'Armenia non è una grandissima nazione, ci sposteremo. Sarà in modo particolare l'impegno visitare i vari monasteri. Lì, ecco, l'Armenia già significa la terra degli uomini di Dio, quindi lì tutto parla del cristianesimo, parla di Dio. Iscrizioni aperte fino a quando? Iscrizioni aperte fino al 14 di febbraio, presso la diocesi, l'ufficio pellegrinaggi, e si può trovare anche nel sito diocesano, proprio nell'icona pellegrinaggi, e l'ufficio è in via Ricasoli 3, aperto dal martedì al sabato compresi, dalle 10 alle 12. La diocesi di Teramo ricorda Monsignor Abele Conigli, vescovo di Sansepolcro dal maggio del 1963 al febbraio del 1967. Sarà l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, a celebrare una messa nella cattedrale di Teramo nel centenario della nascita di Conigli, avvenuta a San Vito di Spilamberto, Modena, il 19 gennaio 1913. Scola terrà anche una lectio magistralis su natura e scopo della libertà religiosa nella cultura contemporanea. Conigli è ricordato ancora oggi a Sansepolcro per la sua grande spinta innovatrice in pieno clima del Concilio Vaticano II. Nel 2013, tra l'altro, ricorrono anche i 50 anni dal suo ingresso alla guida della Chiesa Biturgense. Monsignor Abele Coniglio, o come amava farsi chiamare Padre Abele, è stato un vescovo importante, legato il suo nome prevalentemente al fatto che è stato l'ultimo vescovo residenziale della diocesi, lasciata Sansepolcro il 31 marzo del 1967, poi non ha avuto un successore residente. Ma al di là di questo, l'importanza della sua figura si deve al fatto che ha partecipato a 3 delle 4 sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano II. E lui appunto è importante non solo perché ha partecipato al Concilio, ma in particolare perché lo ha attuato fin da subito con una grande rapidità nella sua diocesi, soprattutto per quello che riguarda il rinnovamento della liturgia, il rinnovamento della catechesi e la creazione dei nuovi organismi comunionali che favorivano la corresponsabilità dei laici. Mi riferisco in particolare al Consiglio Pastorale Diocesano, che fu tra i primi a essere costituiti in Italia, si convocò per la prima volta già l'11 dicembre del 1966. L'intervento, quello promosso da Monsignor Conigli, molto ampio, che ha abbracciato veramente tutti i campi della pastorale, anche dalla pastorale del lavoro, la pastorale scolastica, ovviamente la pastorale portata avanti attraverso le parrocchie, e che ancora attende di essere studiato. Ma l'occasione del 50° dal suo arrivo come vescovo a Sansepolcro, ecco, ci dà anche la possibilità di auspicare degli studi in questo senso che aiutino a focalizzare sempre meglio l'importanza di questo vescovo. Anche Pierino diventa grande, un corso di formazione promosso dall'IPD di Arezzo in collaborazione con il CESVOT. Quali sono gli obiettivi di questo corso e qual è la metodologia impiegata? Allora, l'obiettivo del corso è formare volontari che operino nel settore della disabilità intellettiva. Quindi non solo con la nostra associazione, ma in generale possono spendere una competenza e una sensibilità accresciuta da questo corso in vari ambiti. E gli strumenti che utilizziamo principalmente sono quelli della formazione in situazione, quindi mettere le persone sia nella fase teorica che poi principalmente nella fase di stage, di tirocinio, nelle varie strutture che ad Arezzo operano con la disabilità intellettiva, nel conoscere realmente le problematiche dal vivo. Un corso della durata di circa 50 ore, a chi è rivolto e dove si svolgerà? È rivolto a persone fra 18 e 40 anni che abbiano, come proprio dice lo stesso titolo del corso, la volontà di conoscere questo settore e operarci. Il corso si svolgerà presso il Circolo Arcobaleno, che è la sede operativa dell'Associazione Italiana Persone Down, in via Curtatone 77/A.
C'è ancora tempo per iscriversi, chi fosse interessato cosa deve fare? Può vedere nel nostro sito www.ipdarezzo.it il dépliant e la scheda di iscrizione del corso, scaricarla e inviarla via mail o via fax alla nostra associazione. Oppure può venire direttamente in sede, negli orari di segreteria indicati, e iscriversi. In conclusione ricordiamo quando partirà il corso. Partirà martedì prossimo, 15 gennaio, alle ore 17.30. Aurora Rossi lascia il Consiglio Comunale. L'ex assessore della prima giunta Fanfani, eletta nelle fila di Sinistra per Arezzo, sbatte la porta. Con l'uscita dalla maggioranza del suo gruppo, assieme all'Italia dei Valori e Sinistra e Libertà, ci troviamo in una condizione che almeno numericamente è ridotta ai margini, ha spiegato in una conferenza stampa. Non mi sento di poter dare alcun valore aggiunto a questa esperienza amministrativa. C'è chi scende in campo, chi sale in politica e anche chi fa un passo indietro. Un passo indietro dovuto molto semplicemente alla mia mancanza di motivazione. In questo momento ritengo che fare il consigliere comunale in una situazione nella quale, diciamo così, siamo stati messi, cioè con le spalle al muro e quindi in minoranza, diciamo così, dopo aver chiaramente... In minoranza non è un dramma essere in minoranza, però non è la nostra storia. La nostra storia è stata quella di partecipare a una competizione elettorale appoggiando il sindaco Fanfani. Io ho quest'onere di sostituire Aurora Rossi, che si è distinta nei cinque anni di governo, dal 2006 fino al 2011, con attività sicuramente concrete, come diceva lei. Sarò forse io un po' più sognatore, però diciamo che la cosa che credo mi ha dato la spinta è quella che ci sono alcuni passaggi che in questo momento devono essere affrontati. Sono da una parte passaggi concreti, ed è il più concreto di tutti è quello del ciclo dei rifiuti. Va affrontato in maniera seria per capire se il Comune di Arezzo, in questo momento l'assessore Dringoli ha la delega ai rifiuti, se il Comune di Arezzo fa sul serio, cioè vuol cambiare qualche cosa, o sappiamo che i giochi sono tutti fatti. Marco Donati alla Camera e Donella Mattesini al Senato. Nel PD di Arezzo si incrociano le dita. L'annuncio delle liste dei candidati in Toscana per i due rami del Parlamento fa ben sperare. Il Partito Democratico Aretino tra poche settimane potrebbe avere ben due esponenti nella massima assise nazionale. Partiamo dal giovane assessore al bilancio del Comune di Arezzo. Lui, leader dei Renziani, primo classificato alle primarie nell'Aretino, sarà posizionato al quarto posto tra i candidati toscani. Prima del suo nome sono stati inseriti due candidati del listino nazionale, la capolista Maria Chiara Carozza, rettore della scuola Sant'Anna di Pisa, il segretario regionale Andrea Manciulli e la fiorentina Elisa Simoni. Donati si ritrova così ad essere in Toscana il secondo tra coloro che sono stati scelti direttamente dagli elettori. L'Aretino è stato posizionato anche davanti a Luca Lotti, pezzo forte dello staff di Renzi. Candidata per il Senato, invece, Donella Mattesini, seconda classificata alle primarie di Arezzo. L'ex deputata è stata collocata all'ottavo posto tra i candidati toscani per il Senato. Di fatto significa un posto sicuro a Palazzo Madama. Così come per la Camera, anche in questo caso la lista dei candidati toscani sarà guidata da una donna. Si tratta di Valeria Fedeli. E tra gli aretini che potrebbero aspirare ad un posto in Parlamento si aggiunge, questa volta nelle fila dell'UDC, anche Giorgio Guerrini, ex presidente nazionale di Confartigianato, nonché vicepresidente di Banca Etruria. Di una sua candidatura si sarebbe parlato ieri in un incontro a Roma del partito di Pier Ferdinando Casini. Un ultimo appunto sulla legge elettorale. Torneremo a votare con il Porcellum, che prevede i candidati direttamente nominati dalle segreterie di partito, senza la possibilità per l'elettore di poter esprimere una preferenza. Anche il meccanismo delle primarie utilizzato da PD e Sinistra e Libertà, che rappresenta comunque un importante passo avanti, non sembra bastare. La politica, per l'ennesima volta, non sta lasciando spazio alla volontà popolare, e questa è una sconfitta per tutti. Si avvicina una data importante per il mondo della scuola. Lunedì 21 gennaio scatteranno infatti le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie.
Per la prima volta sarà possibile eseguire il procedimento esclusivamente online. All'interno del sito web iscrizioni.istruzione.it le famiglie potranno ricercare la scuola desiderata e compilare il modulo predisposto dall'istituto. Ad aiutarle il sistema Scuola in Chiaro. Si tratta di un motore di ricerca attraverso il quale sarà possibile ricercare gli istituti attraverso vari criteri, dall'indirizzo di studio alla collocazione geografica. La nuova modalità di iscrizione online sarà una prova importante anche per la scuola aretina. In tutta la provincia di Arezzo sono quasi 46.000 gli alunni presenti negli istituti dei diversi ordini e gradi, suddivisi in 2.000 classi. In tutta la regione toscana sono 38 le direzioni didattiche con 246 plessi scolastici. I ragazzi avranno tempo fino al 28 febbraio per scegliere la loro nuova scuola.